Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima telenovela di origini iberiche Il Segreto, video virgola scritta dall'autrice Aurora Guerra. Negli episodi che sono andati in onda su Antena 3 in questi giorni c'è stato un grandissimo colpo di scena che ha sorpreso tutti coloro che seguono le avventure di questo sceneggiato sin dal primo esordio. In particolare il malvagio Fernando Mesia, che in passato ha fatto del male ai Castaneda, ha rischiato di perdere la sua vita per salvare quella di due creature innocenti. Si tratta di Esperanza e del cugino Beltrán che, dopo essere stati dichiarati morti, sono usciti da una grotta sani e salvi. Il momento più emozionante è sicuramente il commovente abbraccio tra Maria, la figlia, e il nipote. Il segreto: Emilia e Alfonso lasciano di nuovo il paese, Francisca e Vivanelle. Puntate che i telespettatori, video spagnoli, hanno avuto la possibilità di vedere lo scorso mese. Fernando Mesia ha dimostrato ancora una volta a Maria Castaneda di non essere più lo stesso uomo spietato di un tempo. Il figlio del defunto Olmo, dopo aver ammesso alla sua ex moglie di essere il responsabile del rapimento di Emilia e Alfonso, ha consentito ai due ex locandieri di rimettere piede a Puente Viejo. Purtroppo i genitori adottivi di Matias, dopo aver assicurato finalmente i loro cari, hanno lasciato nuovamente la cittadina iberica per sfuggire alla giustizia a causa dell'omicidio del generale Pérez de Ayala. Durante il salvataggio dei Castaneda, il rivale di Gonzalo Castro però è rimasto sconvolto perché si è ritrovato faccia a faccia con colei che tutti credevano morta, ovvero con Francisca Montenegro. Questa apostrofo ultima, dopo aver terrorizzato la sua vecchia conoscenza, è uscita allo scoperto passeggiando nella piazza principale del paese e rivelando di aver inscenato il suo decesso con la complicità del marito. Maria si ricongiunge con la figlia e il nipote, Fernando si risveglia e ne ha seguito la Dark Lady, ha ribadito alla figlioccia Maria di aver messo un punto definitivo ai diverbi che hanno avuto organizzando il ritrovamento di Esperanza e Beltrán. Purtroppo Maurizio, su ordine della matrona, ha condotto delle ricerche facendo cadere in preda alla disperazione totale Maria. Nello specifico quest'ultima ha appreso che sua figlia e il nipote potrebbero aver perso davvero la vita in un incidente stradale, in circostanza del ritrovamento dell'automobile su cui viaggiavano con la tata e l'autista. A quel punto Fernando decide di fare luce sulla scomparsa di Esperanza e Beltrán attraversando delle forti correnti d'acqua. Nel capitolo numero 1983 trasmesso in Spagna dal 31 dicembre al 4 gennaio 2019, Mesia è sceso in burrone nonostante la contrarietà di Prudencio. Per fortuna Maria si è ricongiunta con la figlia e il nipote, mentre Fernando ha avuto la peggio, dato che è stato portato alla villa privo di sensi. Per finire, il figlio del defunto Olmo ha mostrato la sua felicità non appena ha riaperto gli occhi per la vicinanza di Maria. Quest'ultima invece ha ricevuto una telefonata dal contenuto misterioso dal marito Gonzalo.